Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di una cosa un po' diversa dal solito. Allora, si tratta sempre di tecnologia, ovviamente. E di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della possibilità di comprare lo stesso smartphone, ma in versione internazionale. Cosa cambia? Vi faccio un esempio veloce, ok? Il mio primo smartphone che ho comprato su eBay, ok? Parliamo di 2 anni e mezzo fa, è stato il Samsung Galaxy A8 Plus. Perché in Italia veniva venduto l'A8 normale. Qual era la differenza di questi due modelli? Che l'A8 normale aveva 5,6 di schermo, 3000 di batteria e 4 GB di RAM e 32 di memoria interna. E l'A8 Plus invece aveva 64 di memoria interna, 6 GB di RAM, 6 pollici di schermo e 3500 di batteria. Quindi diciamo aveva un upgrade, no? Succede spesso questa cosa, che magari Samsung vende il modello più basico qui in Italia allo stesso prezzo, spesso e volentieri. Infatti, quando io comprai il modello lì su eBay, in Italia vendevano l'8 normale, mi pare intorno ai 300 euro, quindi parliamo di 30 euro di differenza. Io l'ho pagato 330, se non sbaglio, una cosa del genere. E invece, mentre l'8 normale costava 300. Ho fatto un esempio, okay, per farvi capire che spessissimo e volentieri il modello che vendono qui in Italia, sappiate che magari c'è internazionale, magari europeo, magari una volta è un modello cinese. Cinese non sempre vuol dire che non ha la banda 800, che okay? Significa semplicemente che viene venduto magari solo in Cina. Mi riferisco io ad esempio adesso di 2 mesi fa, circa, devo cambiare telefono, ho preso il Samsung Galaxy A31, modello internazionale che veniva spedito dalla Cina. 6 GB 128 e mi è costato 180 euro, dove su Amazon vendevano il modello 4 GB 64 a 240 euro. Quindi l'ho pagato di meno, ci ha messo 3 settimane a arrivarmi, abbondanti. L'ho comprato da eGlobal Center. Comunque, quello che adesso vi ho fatto un po' di esempi, no? Quello che voglio dirvi è che spessissimo, io compreso, mi affido ad Amazon perché ha più garanzia. Ok, e su quello penso che non ci piova. La miglior garanzia al mondo insieme a quella di Apple. Penso che non so quante persone possano dire il contrario riguardo a quello. Sì, ok, ci sono state magari persone che si sono trovate male. A mio avviso, personalmente mai. Ma ora voglio finire di spiegarvi questa cosa. Per quello vi dico, se avete magari voglia di comprarvi un modello, non date un'occhiata solo su Amazon. Prima magari date una ricerca su internet e date un'occhiata se esiste il modello maggiore, che spesso e volentieri esiste, e magari in certi casi, come nel mio caso, costa di meno. E insomma, ragazzi, alcune volte c'è una differenza abissale. Ad esempio, l'8 Plus, quando l'ho preso su eBay, costava 3,30, su Amazon costava 130 euro in più, una cosa del genere, mi pare 450-460 euro. Quindi, tanta differenza in più. Io generalmente prediligo Amazon, ma devo dire che gli ultimi tre telefoni presi da eBay e Global Center. Quindi, comunque, e Global Center cos'è? Allora, il Global Center è un negozio online, ovviamente, abbastanza conosciuto. Paghi con PayPal o altri tipi di pagamento, carta di credito, PostaPay, cose così. Cos'è che cambia da eBay? Intanto, spesso e volentieri il prezzo è molto più basso. Mi ricordo che l'anno scorso avevo visto il Samsung Galaxy S10 Lite, 628 mi pareva fosse, costava veramente pochissimo. In Italia vendevano ancora 450 euro, il 16 Lite mi pare 828, mi pare che costasse 450, ma potrei sbagliarmi. Lì lo vendevano a 330, c'era 150 euro di differenza, una cosa del genere, era tantissimo. Sì, ok, aveva la versione 628, ma alla fine dei conti basta avanzo, no? Ora mi sono dilungato troppo. Quello che volevo dirvi è che se volete prendere uno smartphone, non magari comprate subito il primo che trovate in negozio, prima date un'occhiata su internet veloce. Guardate se esiste la versione con più giga di RAM, magari più memoria interna, perché può capitare spesso e volentieri che ti costa uguale o meno, o anche qualcosa di più, ma però quel qualcosa di più giustifica giustamente, no? Perché uno quando fa un investimento pensa, beh, il telefono voglio tenere almeno qualche anno, giusto? 4 giga di RAM non è che non ce la fai, sono un po' strettini però, perché più va avanti il software, più diventa pesante il sistema, più ovviamente diventa energivoro e ovviamente comincia a stare un po' strettini in 4 GB di RAM, a meno che non sia Android stock, allora magari lì è un altro discorso, ma le UI personalizzate, che sono quelle di Samsung e di altri, sono pesantucce, ok? E 4 GB di RAM sono un po' strettini. Questo è il primo consiglio che volevo darvi. Il secondo, volevo parlarvi della brutta esperienza, questo è un video un po' generico,
Ok, si parlerà un po' di tecnologia, chiamiamola così. Infatti non so neanche il titolo da dargli, probabilmente gli darò un titolo, una chiacchierata con voi, una cosa del genere. Allora, su eBay, che esperienza brutta ho avuto? Io prima di comprare questo telefono qua un mese e mezzo fa, ho comprato a ottobre dell'anno scorso Samsung Galaxy A8S, sempre versione cinese, veniva venduto solo lì, ma ne aveva da 800. Un telefono eccellente su ogni punto di vista, a parte la batteria che non era un campione, ma vabbè. Lì però penso di essere stato fregato. Ok, per quando mi è arrivato il telefono aveva il sigillo di garanzia, ma era un sigillo però semmai fasullo. Il telefono era perfetto e aveva una pellicola sullo schermo, trasparente, tipo una pellicola non vetro, pellicola di plastica. E già lì i sospetti mi erano venuti, però non l'avevo pagato tanto, che l'avevo pagato, beh, 190 euro, però da quella volta lì ho detto vabbè, proviamo a usarlo lo stesso. Alla fine dei conti andava bene, lui non aveva problemi, non aveva botto, non aveva graffi, non aveva niente. Secondo me era un ricondizionato, avevo quell'impressione lì. Il venditore si chiamava Joyphone Mobile, una cosa del genere. Perché dico che è stata una brutta esperienza? Perché dopo 5 mesi di utilizzo, 4-5 mesi, cosa è successo? Che nella parte laterale destra è comparsa una riga. Che io uso massaggi vocali la maggior parte, quindi si preme in basso, no? E si tiene premuto mentre si parla. Dopo un po', dopo qualche mese, appunto, è venuto fuori questa riga e ho fatto il test, quello dello schermo, che magari qualcuno conosce, no? Se, premendo una sequenza di tasti, si va in una schermata in cui si può fare dei test generali e si vede appunto nello schermo, tracciando delle righe, dove sono le parti danneggiate dallo schermo, ok? E appunto segnalava che c'erano delle parti in cui fatalità, dove tu magari scorrevi il dito, lui come se tipo non prendeva il segnale, ecco, era la riga compariva in determinati casi, bloccando la tastiera o stando in tasca, in determinati casi. Diciamo che allora nell'utilizzo normale non era un problema, ma nell'utilizzo in cui devi usare la lettera K, la lettera sul lato destro dava problemi. Perché spesso magari scorrevi, ti premevi delle lettere, non riuscivi a premere certe lettere perché era come se quel settore lì era danneggiato, e realmente è così, no? Perché dico una brutta esperienza? Perché io ho contattato il venditore, mi ha risposto subito, mi ha detto sì, mandami una foto, un video e vediamo di risolvere il problema. Gli ho inviato un video di 4 minuti e delle foto, non mi ha risposto. Gli ho inviato un altro messaggio, non mi ha più risposto. Ho contattato l'assistenza eBay e lui mi ha risposto abbastanza velocemente in realtà. Non mi ha risposto una ragazza scortese, molto molto scortese, infatti pessima assistenza eBay, ma veramente pessima. E adesso non mi ricordo se fosse italiano o no, comunque questo non vuol dire niente perché c'è sia l'italiano che lo straniero, cioè non cambia niente. Cosa è successo? Appunto, gli ho esposto il mio problema e che il venditore mi ha fatto più sentire, lei mi ha detto: hai due opzioni, noi non possiamo fare niente, puoi contattare PayPal o rivolgiti al venditore e noi abbiamo. Ha detto lei, noi ci siamo presi, abbiamo segnalato questo problema ed verranno presi dei provvedimenti verso questo venditore, cosa che ci credo veramente poco. Insomma, è la classica frase che si dice così per contentino, no? Perché da lì allora io più visto niente. Infatti, da quella volta lì io ho un po' lasciato stare la cosa, che infatti, per quello dico, a me eBay non ha mai dato problemi, perché il mio 8 Plus che ho preso 2 anni e mezzo fa, va ancora. Perfetto, l'ho preso dall'Inghilterra, sempre venditore cinese, ma dall'Inghilterra. Sto qua l'ho preso venditore cinese che spediva dalla Cina, ma faceva, sapete, il solito giochetto per non pagare la dogana, no? Spediscono in un magazzino europeo, poi da lì fa un'altra spedizione, ok. E per quello motivo che io non posso consigliarvi eBay, sì, però dipende dal venditore, non sempre feedback alto vuol dire venditore serio. È anche vero che magari è stato sfortunato io, ok? Però c'è da dire che lui doveva comportarsi meglio, rispondermi. Io non ho voluto andare oltre, per due motivi, ragazzi, semplice. Il primo, perché avendo un problema alla batteria, il venditore inizialmente mi ha fatto un rimborso piccolo, un rimborso parziale di 20 euro per cambiare la batteria. Io l'ho cambiata la batteria, l'ho fatta cambiare al centro assistenza, ma cos'è il problema? La 8S, essendo un modello cinese, la backcover è completamente in vetro, nel momento in cui la si rimuove si crepa, cioè la butti via, perché anche è delicato, tipo devi scaldarlo col forno, cioè veramente è un procedimento molto lungo. E quindi, non avendo altre, lo stesso colore era verde, il mio verde, bel verde, era verde smeraldo, tipo, mi ho messo il grigio dietro. Quindi se io inviavo il telefono al venditore così, lui mi diceva magari, no, qui la backcover è stata cambiata e quindi la garanzia non copre.
sapete benissimo che può funzionare così. Quindi in quella circostanza lì ho provato di nuovo a scrivergli, però lui non mi ha più risposto e ho dovuto lasciare perdere, demordere, insomma. Questi purtroppo sono degli inconvenienti che possono capitare. Possono capitare negozi in Italia come all'estero, però magari se capitano su Amazon, Amazon generalmente risolve e basta. Su eBay purtroppo non posso dire lo stesso. Non mi sono trovato bene. Riguardo quell'esperienza lì fatta di recente, tra l'altro, io adesso l'ho rivenduto il telefono di me, l'ho pagato a ottobre, costava 219 euro, l'ho pagato lo sconto di PayPal, costava 15 euro meno, tipo 190 euro, mi pare una cosa del genere, e l'ho rivenduto a un mio amico a 50 euro di recente, perché mi sono informato, allora, cambiare lo schermo era intorno ai 40-50 euro, e se sai montarlo, smontarlo, ok, se no devi pagare altri 50, 60, 70 euro. Dipende dal negozio, no? E lì, ragazzi, andavo quasi quasi pari spesa, cioè, a fin di conti non mi conveniva, anche perché comunque la batteria non è che fosse un campione. E quindi ho preferito venderlo e lui se l'è preso così, come secondo telefono, lo usa così. Ora parliamo della terza parte. Parliamo di Egoland Center. Allora, cosa posso dire di Egoland Center? Era il mio primo acquisto che facevo su quel sito lì. Allora, il pacchetto mi è arrivato integro, senza botte, senza graffi, quindi bene. Applauso a Global Center, comunicazione lì tiratina d'orecchie però, perché sì, mi hanno risposto abbastanza, io l'ho preso 1 o 2 giorni prima che ci fosse Capodanno lunare, ok, quindi il negozio c'era scritto che era chiuso, quindi ok, vabbè, magari sono sfortunato io, però gli successivi messaggi che io ho inviato nel tempo mi hanno sempre risposto, ma con una distanza di 2 giorni l'uno, comunque sappiate che 2 o 3 giorni l'uno. Mi hanno risposto il tracking abbastanza deciso, sì, dai, non male. Pagamento a un PayPal veloce, e ci sono 4 tipologie di spedizione o due. Allora, se non sbaglio c'è l'economy, che poi l'economy tracciata, sì, poi c'è la veloce e veloce assicurata. No? No, chiedo scusa, l'economy assicurata, la veloce e la veloce assicurata. Se quelle sono spedizioni, in base a quello paghi di più. Io ho fatto l'economy assicurata in modo che anche se venisse perso, se sa mai, no? È venuto consegnato con Poste Italiane con la Kronos, classico servizio che utilizza Poste. E basta, cos'altro dire? Adesso ritorniamo alla parte iniziale, no? Quindi per quello vi dico, non fossilizzatevi e prendete il primo che trovate nel negozio. Prima informatevi, guardate anche su internet, ci vuole poco. E guardate se esiste la versione maggiore, quanto è la differenza di prezzo, o se è meno, o se è più, e lì fate due conti, perché io sono di questa idea qua. Ok, tutti noi non possiamo spendere tanto, quindi spendere 500 euro, 1000 euro per un telefono, secondo me non ha senso. Sì, ok, ti offre di più a livello di prestazioni, ma un utilizzatore medio, una volta che spende 250-300 euro, ha un telefono che va bene. Anche 200 euro in realtà, adesso i budget sono abbassati moltissimo comunque con gli smartphone e quindi cos'altro dire? Io vi consiglio questo, volevo parlarne con voi, volevo appunto condividere questa cosa qui, magari molti di voi lo sanno già, però magari chi non lo sa, sappiate che c'è questa opzione qua, che esiste la versione in Italia, che è la versione più scrausa, si può dire questo termine. E in Europa, barra Cina, barra America, quello che è, ci sono versioni sbloccate che funzionano tranquillamente e ricevono gli aggiornamenti OTA. Informatevi però prima che non sia fatto root, ok? Generalmente però non lo è fatto, però in alcuni casi sì. Se il modello è proprio cinese, alcune volte sì. Quindi chiedete al venditore prima di comprarlo, perché root significa sì, puoi disinstallare tutte le applicazioni che vuoi, ma a livello di sicurezza così l'è compromesso, ok? Samsung Knox non è attivo. È più facile che tra virgolette un hacker o un virus ti entri dentro perché comunque il root cos'è? Rimuovi le protezioni del dispositivo che sono all'interno per poter agire tu sul dispositivo, ma queste protezioni sono sia per l'utilizzo tuo che ti impediscono a te di fare determinate cose sul telefono che anche l'utilizzatore esterno nel caso in cui un hacker magari malevolo, ok, che comunque anche se tu non hai fatto root volendo può entrare tranquillamente l'hacker, basta che tu clicchi sul link sbagliato e via. Però avere root comunque è comodo perché comunque ti permette di rimuovere tanto bloatware, ok? Il bloatware non è altro che applicazioni preinstallate, porcheria, okay? Che mettono dentro i vari produttori come Samsung, LG, Sony. Beh, Sony in realtà neanche tanti. Comunque
come diversi produttori, che non è possibile disinstallarlo in determinati casi, in alcuni sì, in alcuni no. Quindi facendo root si può fare. Perciò, prima di comprarlo, fate una domandina al venditore, aspettate che vi risponda, vi dice sì, no. In alcuni casi non c'è scritto purtroppo. Quindi magari come vi dico, il mio primo 8S l'ho preso dagli Express. Poco prima di... L'avevo appena pagato in realtà, il venditore mi ha risposto in ritardo, scrivendomi che appunto sì, tranquillo, la root. Ho detto guarda, no, allora se la root annullo l'acquisto. Non mi ha risposto subito, ma mi ha risposto. Anche riguardo AliExpress, cosa dire? Io in realtà ho comprato 2 volte l'8S, cioè ho comprato. Ho fatto l'acquisto e l'ho annullato perché non mi fidavo, perché le recensioni parlavano non benissimo. La seconda volta uguale l'ho fatto, però era perché aveva fatto il root, quindi non lo volevo senza il root io. Che poi il root è comodo, ma sappiate che aggiornamenti OTA, zero. Quindi dovete farli voi manualmente. Uno smanettone sa farlo. OTA sono quelli che si ricevono all'interno del telefono, quando magari si ricerca aggiornamenti. Facendo root non li rileva, come se tu avessi manomesso il sistema, tra virgolette. Che poi a livello visivo non cambia niente. Alcune volte si consuma addirittura meno batteria. Sono magari smanettone che può agire cambiando la ROM, no? Ma questo è un altro argomento. Questo è un video un po' generico che volevo parlarvi un po' dell'elettronica in generale, delle mie esperienze in generale, cosa vi consiglio, cosa no. Volevo fare un video un po' diverso dal solito. Mi piacerebbe tantissimo, ragazzi, non immaginate quanto avere molto più tempo libero per poter creare video per voi. Non immaginate neanche quanto. Mi piacerebbe fare video molto più professionali, più belli, con la sigla. Non immaginate neanche quanto voglio. Però purtroppo il tempo che ho è limitato. Avete visto per 3 giorni? 4 giorni non ho caricato video, mi dispiace, infatti vorrei cercare di fare un giorno sì, un giorno no un video. Ce la sto mettendo tutta, ma faccio un lavoro veramente pesante, il tempo che ho è veramente poco e io cerco di trovare il tempo che... Perciò cercate di portare pazienza un altro po' finché appunto non risolvo certe cose e vedere se riesco a cambiare orario di lavoro, che questa è la mia idea finale, ok? E vedere un attimo cosa riesco a fare. È chiaro che senza lavoro nessuno vive. Però voglio vedere come fare perché ho anche in previsione di sposarmi la mia ragazza l'anno prossimo, quindi insomma ho tante cose da fare, quindi devo muovermi cautamente come sapete anche voi, no? E niente, adesso io direi che vi ringrazio, vi saluto per la visione, spero il video vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito, magari non tanti lo guarderanno perché so che io vedo che la maggior parte guardate robe dedicate alla telefonia, però sapete il mio canale è un po' generico, no? E mi piacerebbe appunto parlare un po' di tante cose. E perciò oggi ho portato questo video un po' come prova, che per vedere anche quante visual fa, se magari fate qualche commento. Fatemi pure delle domande, ragazzi, io vi rispondo, avete visto che rispondo abbastanza velocemente, insomma, commentate qua sotto se avete domande, se avete dubbi, se avete qualche curiosità a riguardo. Io sono qua e vi ascolto, ok? Perciò lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non avete iscritto, condividete il canale magari con altre persone in modo che visto che stiamo crescendo abbastanza velocemente, sono contentissimo di questo, perciò grazie. Grazie veramente dal profondo del cuore. Se volete condividere il canale con altre persone, scrivervi, fare passaparola, o magari anche suggerirmi se magari voleste vedere un video riguardo una cosa, io magari potrei anche pensare di farlo. Infatti, a breve magari arriverà un contest, ci provo almeno. Proverò a fare una specie di contest e vedere appunto quale vorreste vedere nel prossimo video. Adesso vediamo, non ho detto subito, però vediamo, dai, non voglio fare troppi spoiler, dai, che la sorpresa è sempre bella. Intanto vi auguro una buona Pasqua, ma ci sentiremo sicuramente prima di Pasqua, oggi è giovedì, magari domani, sabato farò un altro video sicuro, così magari vi auguro anche la buona Pasqua. Ok. Buona serata ragazzi, grazie per la visione, spero il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un bel pollice in su, che è la stessa cosa, e vi aspetto al prossimo video e vi prego di commentare anche qua sotto se avete voglia. Ciao ragazzi, buona serata.